Pietro Di Lorenzo, SOS Trader. Buon pomeriggio e ben ritrovato, Pietro. Buon pomeriggio a te Giuseppe e ai tuoi telespettatori e sempre grazie per il cortese invito che mi poni ogni settimana. Grazie a te. Ci sono già delle domande per te. Prima di partire, magari andiamo a vedere un po' l'Italia, le tue impressioni. Siamo in clima oramai pre-elettorale, si scaldano i motori, Pietro. Sì, direi che siamo in clima pre-sonnacchioso. Io sono al sesto caffè da oggi perché veramente è il terzo giorno che faccio veramente fatica, Però lo Giuseppe, stiamo guarda. lavorando un triangolo rialzista, un triangolo asimmetrico rialzista, i top i 22.870 e poi i minimi crescenti, quelli delle ultime giornate, eccolo qua. Sì, sulla carta, guarda, vista anche la seduta di oggi nell'intraday, no? Se la vedi così da lontano, senza guardare il range che fa nel corso della giornata, sembrerebbe anche una seduta interessante con la partenza, per lo swing, poi ripartenza, così. Però guardi il range della giornata, abbiamo fatto 130 punti dal minimo al massimo. 130 punti si fa poco, cioè io riesco a fare poco, nel senso che hai dei margini di manovra così stretti. Il mercato fa questi swing che sono troppo lenti per la mia operatività, quindi sto facendo un po' fatica questi giorni qua. In realtà, ho operato anche un po' meno fortunatamente perché avevo altri impegni, ma insomma in ogni caso, quello che dici tu è più che corretto, nel senso che nessuno vuole fare la scommessa prima dell'evento price sensitive. Adesso tutti snobbano le elezioni italiane e dicono no, ma il mercato le sta ignorando, è un evento, non evento. Invece, caro Giuseppe, penso proprio che sia un evento, nel senso che sono convinto che lunedì non avremo una partenza tranquilla come queste giornate, ma ci sarà una reazione decisa e forte degli investitori. Purtroppo per me non riesco, non so prevedere se la reazione sarà positiva o negativa, perché molto dipenderà anche dall'esito elettorale. La mia impressione, guardando anche, se fai mente locale, le politiche, le ultime politiche, è che il centrodestra riesce sempre a guadagnare, proprio negli ultimi giorni riesce a prendere gli Sì. indecisi. E quindi, così come la campagna abbastanza così forte che viene fatta contro il Movimento 5 Stelle, vedo che in qualche modo è abbastanza decisa. Quindi Anche se è sono arrivate difficile. delle affermazioni di Renzi che ha confermato se il popolo italiano vota, noi saremo il primo partito, Pietro. Ci credi? Che devo commentare, Ci non credi? saprei che. No, assolutamente no, mi sembra, ma non per senza, per carità, con grande rispetto, mi sembra che i sondaggi siano sì. ben chiari. È come dire, se fanno la medicina. Ma sono delle boutade. Onestamente, adesso siamo in un contesto, diciamo, non politico, però raramente ricordo una campagna elettorale così noiosa. Io penso che ci sia anche qualcosa di scarsamente democratico quando i leader decidono di non confrontarsi. Sarebbe stato almeno, come dire, democratico vedere i leader che si candidano alla guida del nostro paese sedersi in uno studio televisivo nel contesto che preferivano e confrontarsi sui temi. Mi è sembrata invece una battaglia su chi la sparava più grossa, sul promessificio a chi la sparava più grossa, ognuno dal proprio palco, acclamato dai suoi. Insomma, veramente una brutta pagina per quanto mi riguarda, una campagna elettorale poco partecipata. Anche sul web, francamente, Sì. rispetto al referendum, se fai caso, ti ricordi il referendum quanta anche energia c'era, sia positiva che negativa, che in qualche modo remava in una direzione. Mi sembra che anche gli internauti e leoni da tastiera siano un po' stanchi di questa campagna elettorale. E per far scocciare gli haters veramente ce ne vuole, È perché come vero. sai gli haters sono. E invece neanche gli haters hanno annoiato addirittura gli haters questa campagna. E quindi ci prendiamo quello che verrà. La mia impressione è che per l'ennesima volta non avremo un governo esattamente scelto dagli italiani, perché tipicamente ci sarà una coalizione in cui il Presidente del Consiglio sarà un delegato di una delle maggioranze e quindi non c'è tanto da sorridere, francamente. Speriamo che il mercato accolga con favore questo nuovo Presidente del Consiglio. Probabilmente il mercato sposerà una figura non estrema, una figura, diciamo, in qualche modo alla Gentiloni che garantisce, sai, un colpo al cerchio, una alla botte.
e siamo tutti contenti, abbastanza incline a ascoltare l'Unione Europea, questo è quello che interessa i mercati, ma per come la vedo io serviva invece una leadership forte, qualcuno che aveva dagli italiani un bel assegno in bianco per 5 anni, sarebbe stato bello mettere alla prova un bel leader carismatico, magari anche non anziano, una persona giovane che in qualche modo si poteva mettere in gioco. Ma queste insomma sono tutte considerazioni mie che lasciano un po' il tempo che trovano. Penso che i telespettatori forse sono più interessati agli aspetti, diciamo, tecnici e di Tra mercato. l'altro nel mercato regna l'incertezza, è in attesa di qualcosa, anche il mercato italiano, perché lo vediamo, siamo in compressione di volatilità e quindi Sì, insomma ha siamo voglia. prossimi alle elezioni, non è un caso che il mercato sia in compressione. Era arrivata una domanda da parte di Mirko, ma è stata annullata in redazione, mandate domande chiare, non critichiamo nessuno. Allora Carlo dice, ciao, è possibile un'analisi su Sky? Grazie mille, ieri c'è stato un più 20% sul titolo, se non l'ho letto male. Andiamola a vedere un po' Sky. Sì, Sky francamente non la seguo, però seguo la vicenda di Murdoch, c'è stata un'offerta che in qualche modo è stata superata, cioè il prezzo che batteva era più alto rispetto a quello dell'offerta e quindi questo lascia aperto degli scenari di un ulteriore rilancio, qualcosa in ogni caso che la battaglia non sia finita. La cosa interessante, Sky direttamente non lo seguo, ma questo, come sempre succede, dà un po' di brio e di pepe sui competitors su altri mercati. Nello specifico c'è Mediaset che è un po' ingessata ormai da tanto tempo. Qui qual è il discorso? Anche qui una questione giudiziaria, bisogna comprendere come finirà la questione con Vivendi e quindi il mercato è in assoluto, come dire, attesa di questo evento. Però questa secondo me la segnalo perché è un'idea, come dire, interessante, la classica, come dire, quiete prima della tempesta, nessuno di noi saprà quando questa quiete finirà, ma tracciando banalmente due trend line, in particolare uno dei massimi toccati il 10 gennaio. L'11 gennaio, pardon, a 4,476 e una dei minimi invece toccati il 13 novembre, troveremo un Eh triangolo sì. che stringe Sì, e simmetrico, quindi. triangolo simmetrico, massimi che decrescono, minimi che crescono, anche qui compressione di volatilità in attesa di qualcosa. Esattamente, qui la strategia qual è, Giuseppe? È una strategia molto, molto semplice, di attesa. Tu non scommetti sulla direzione che prenderà il mercato, ma punti il grilletto esattamente sopra il triangolo. Cioè, appena Mediaset mette il naso fuori questa fase di congestione, tu immagini che ci sarà una esplosione della volatilità nella direzione proprio del breakout. Quindi qui la strategia è semplice, si mette un ordine di acquisto e uno di vendita, uno un po' sopra il triangolo e uno un po' sotto, e sarà direttamente il prezzo che ti spingerà nella direzione che poi il mercato vorrà prendere. Perché questa strategia? Perché ti immagini che dopo questa fase in cui c'è stata compressione, seguirà una fase di esplosione e quindi un prezzo che farà tanta strada in poco tempo. Bene, andiamo alle altre domande perché ne sono arrivate Sì. parecchie. È arrivata la domanda di Mirko, eccola qua, dice: buon pomeriggio, caro signor Di Lorenzo. Lei da professionista si confronterebbe con pregiudicati, bugiardi e truffatori? Questa è la domanda, eh. Oddio, non escludo che in vita mia mi sono confrontato con gente del genere, magari sul web, non sapendo Poi che chiaramente è l'opinione ho di Mirko, diciamolo, ovviamente. questo. No, per carità, anzi, grazie per la domanda, mi sembra una bella domanda. Io, caro Mirko, per la mia filosofia ritengo che tutti meritano un confronto e un confronto pubblico. Quindi non sono così snob, fra virgolette, a decidere il mio interlocutore. Credo che se nell'arena politica ho un competitor, senza guardargli la fedina penale, devo confrontarmi nell'interesse dei cittadini, non nel mio interesse. Poi, se uno si vuole mettere su un piedistallo e dire io parlo solo coi duri e puri, è un punto di vista che non lo condivido, perché se decidi di entrare in politica non puoi sceglierti il tuo antagonista. E quindi ritengo che sia sano in generale parlare,
nell'interesse delle persone. Cioè, mi sarebbe piaciuto un giornalista che diceva: allora, caro candidato A, lei che cosa ha in mente per il paese nei prossimi, quali sono i suoi prossimi 3 provvedimenti e soprattutto quali sono le coperture finanziarie per fare questa roba qua? Si faceva la domanda ai candidati e poi l'elettore si faceva un'opinione. Mi sembra niente di così originale, è una cosa che nelle democrazie funziona solitamente così. Poi. Pienamente d'accordo. Allora, arrivano ancora tantissime domande. Marco, è qui, è arrivato quel titolo lì, è arrivato proprio quel titolo lì. Buonasera, una domanda per il grande Di Lorenzo. Vorrei entrare al rialzo su MPS. Cosa ne pensa e con quale stop loss? Grazie e buon lavoro. Ma perché? Ma perché? Pietro, MPS, rialzo. Hai risposto tu, ma perché? No, in realtà, proprio devo dirti la verità, Giuseppe, la domanda, la risposta, ma perché è giusta, però onestamente anch'io la stavo seguendo perché proprio però io diciamo lo faccio con Però qui logica. Pietro abbiamo rotto, lo sto guardando il titolo, anche gli ultimi minimi relativi e Sì. non li abbiamo recuperati con forza. E io non andrei long, onestamente. Sono d'accordo con te, io infatti la seguivo lunedì, se guardi lunedì c'è stata la rottura e solitamente a me piacciono molto queste rotture. Adesso dimentichiamo per un attimo che MPS, io lo facevo in ottica estremamente Ok. speculativa per un'operazione molto veloce. Qual era la mia filosofia? E questo può essere anche una cosa che aiuta didatticamente. Qual è il discorso? Che i massimi e i minimi assoluti, se ci pensi, Giuseppe, sono dei livelli inconfutabili. Cioè, su tutte le piattaforme di trading di chiunque faccia il mercato italiano, si accende una lucetta che dice: occhio, perché questo è un livello diciamo caldo proprio in virtù del fatto che sia segnalato oggettivamente su tutte le piattaforme. Quindi questo fatto che c'è attenzione intorno al titolo in qualche modo mi interessa. Perché? Perché tipicamente queste rotture avvengono in maniera decisa. Allora, io immaginavo un fake out, cioè un prezzo che toccava i minimi, buttava fuori tutti gli alzisti, che un po' banalmente mettono gli stop sui minimi Sì. assoluti, che non è una cosa molto, come dire, strategica da fare, e poi ripartiva. Questo era il motivo per il quale la seguivo. In realtà, se fai caso, ha tentato una ripartenza il giorno successivo, ma è un mezzo rimbalzo del gatto morto, quindi per ora no. Però se, come nel caso mio, hai una grande propensione a rischio, sai, porti l'operazione mai overnight su MPS, non andrei mai overnight, ti dico la verità, è solo per fare queste operazioni molto veloci, monitorare le rotture dei minimi in generale e quindi nello specifico anche su MPS è una cosa che secondo me è interessante fare. Con la logica di medio-lungo termine assolutamente no, ma non lo dico io, lo dice l'osservazione di un grafico. Se guardi il grafico di lungo di MPS è in qualche modo emblematico di una storia che nonostante aumenti di capitale a gogo negli ultimi anni, non è una storia che sta premiando. Quindi all'amico Mirko dico, per l'intraday possiamo farci qualche operazioncina veloce insieme, per il multiday ritengo proprio di no, non è ancora a mio modo di vedere il momento di puntare, perché non amo questo tipo di scommesse. Poi magari fra un anno vale 3 volte tanto, ma insomma bisogna anche sapersi, come dire, regolare e non andare su titoli così difficili da trattare in logica di medio-lungo termine. Anche perché su minimi davvero di assoluti di periodo è interessante vagliare qualche segnale anche tecnico che ci dia l'idea che il mercato possa recuperare quantomeno qualcosina. Mi sarebbe piaciuto, non ve lo nego, se avessi visto la candela che il mercato ha fatto venerdì 17 di novembre con la giornata del 26 di febbraio, cioè una candela di quel tipo che recuperava l'ultima base di minimo in area 3,28-3,30, sarebbe stata molto più interessante per magari validare probabile forza nelle successive giornate. Però vedo un mercato che ha rotto quei minimi, ma sembra quasi che stia facendo un pullback su quell'ex supporto che è un recupero del supporto stesso. Questo un pochettino mi lascia riflettere sul titolo. Sì, è rimbalzo, per ora è il rimbalzo del gatto morto. Il Sì. livello che il mercato sta facendo fatica a superare è 3,25 ore. Se guardi sia oggi che ieri non Sì. siamo riusciti a farla. La cosa che non mi piace è che i volumi, se guardi, sono decrescenti. Cioè, a partire dalla rottura del minimo il 23 febbraio,
poi 26, 27 e 28, fai caso, sono sempre decrescenti. Quindi 1 milione e 7 lunedì, 1 milione poco più, poco meno 1 milione e 6 ieri, e oggi in proiezione saremo intorno al milione, perché adesso siamo a 600.000 pezzi, che è pochissimo, e quindi il movimento sembra poco partecipato. Qui mi aspetto di meglio, cioè le ricoperture saranno pesanti se ci saranno, e quindi per ora no. Andiamo all'ultima domanda che arriva da parte di Biagetto. Il 6 marzo saranno rilasciati gli utili su Telecom. I corsi azionari delle ultime settimane consentono di anticipare un possibile movimento sopra 0,76. Grazie mille, battiamo 0,74 al momento e siamo positivi dell'1,37%. Pietro. Sì, Telecom è un'altra storia che fa molto soffrire i risparmiatori. Anche qui gli strumenti semplici sono anche certe volte quelli più utili. Se Giuseppe provi a tracciare banalissimamente una trend line dai massimi del 18 settembre, che sono quelli 82 centesimi, Sì. guarda come è pulita e come in qualche modo i prezzi la stanno sentendo. Eccola qua. Esatto, e la cosa interessante è che il titolo mostra un'inversione della forza relativa, cioè rispetto al mercato è sempre stata fisiologicamente più debole, nelle ultime c'è una certa forza. Il problema è che siamo sempre lì, fare delle scommesse, nel senso che entrare prima dei dati, di fatto che vuol dire? Scommettere che il dato sia, che i risultati del bilancio siano più positivi rispetto alle attese, ma non è il mio stile di trading, cioè è come se tu ti compri 10 FIB venerdì alle 5, poi magari ti va bene che il mercato lunedì apre a più 500 punti e fai il fenomeno, però è gambling. Eh sì. È lo stesso su Telecom, nel senso che possiamo. La cosa che riscontro è che c'è maggior forza relativa. Se supera la trend line sarei ottimista, però concordi con me che non c'è nessuna abilità, a meno che non sei un insider e conosci i dati prima, a entrare prima in un dato. Cioè, o ti va bene un coin flip, lanci la monetina e dici, per me è un coin flip, perché chi ha la capacità di anticipare un dato di bilancio se non chi lo conosce prima? Sono Quindi d'accordo. alla fine non è. Magari ti paga questa volta perché tu hai l'intuizione e così, però alla lunga, ti dico la verità, ma sono 20 anni che faccio questo mestiere, non conosco nessuno che si è arricchito lanciando le monetine. E allora meglio superare il dato, non farsi prendere dall'avidità, così come sulle elezioni americane, sulle elezioni italiane. Tutti mi dicono, no, secondo me il mercato spara lunedì. Secondo te? Boh, cioè, forse sì, ma forse cioè, è impossibile fare scommesse su qualcosa di esogeno, quindi lasciamole perdere le scommesse, facciamolo fare ai gambler, noi proviamo a fare delle cose più strategiche, Pienamente questa è la d'accordo, sensazione. oramai mancano solo meno 23, ci siamo Pietro, ci siamo, eh. Sì, ci siamo e sta arrivando. Finalmente l'ora dell'Investing Napoli, sarà un evento bello per me personalmente, il più importante, dico la verità, anche per questioni diciamo personali, ti anticipo che ci saranno tante cose anche che personalmente mi interesseranno, ci sarà la presentazione del mio nuovo libro che si chiama Il Tempo e Denaro, un libro che ci ho messo molti anni a scrivere, edito da Oepli. E quindi quello sarà, ho deciso di presentarlo proprio in occasione di Investing, è il riassunto di 20 anni di operatività, Giuseppe, quindi per me è molto importante, ho raccontato tutto quello che ho fatto bene e ho fatto male e alla fine ho detto, insomma, ho tirato sul velo rispetto ai miei ultimi 20 anni di attività e quindi è un libro al quale tengo molto che verrà presentato anche in occasione, proprio in occasione di Investing Napoli 23. E poi questo è un fatto personale, ma la cosa più interessante è che ci saranno altri 50 relatori che si metteranno in gioco e quindi l'appuntamento spero con i tuoi telespettatori è per il 23 a Napoli e sarà una bella occasione anche per conoscerci, perché io poi credo molto anche nei rapporti dei visu, mi piace. Come dire, l'online, ma ogni tanto conoscerci e stringerci la mano è una cosa secondo me bella da fare. Lasciamo le sale trading, muoviamoci ogni tanto che ci Sì, in serve. generale, non siamo sempre attaccati ai Eh sì. social, alle tastiere, e parlo anche per me, in primis per me, che pure io sono un bel leone, insomma, pure io sto sempre
dietro dei monitor, però il rapporto umano secondo me va anche riscoperto. Non so se ti è mai successo di conoscere persone online da anni che poi non hai mai guardato negli occhi e gli hai stretto la mano. È bello poi, come dire, ogni tanto anche prendere un caffè insieme ai propri amici virtuali, e io penso che un giorno staccarsi dai monitor non può che far bene. E poi oltretutto lo si fa anche per una ragione interessante, che è conoscere l'opinione dei 50 esperti forse più forti in Italia in questo momento, e quindi penso che è una bella opportunità per tutti noi. A Grazie mille Pietro Di Lorenzo, te, a SS te. Trader, buona giornata e buon lavoro, grazie Grazie ancora, a un te, piacere. ciao. Signori, leggera pausa pubblicitaria e poi a seguire la fascia commodity e non so.